alunni delle classi 4A e B della scuola primaria di Poppi, vi raccontiamo del nostro territorio e del suo magnifico castello. Poppi è situato su una collina al centro del Casentino, a 437 metri di altitudine, con una popolazione di circa 6.000 abitanti. Confina con i comuni di Bibbiena, Castel San Nicolò, Ortignano, Raggiolo, Cotevecchio, Stia e Chiusi della Verna. Il suo nome deriva da Proplo, che significa poggio, colle, rilievo. Poppi è inclusa nel club dei borghi più belli d'Italia. È famoso in tutto il mondo per l'imponente castello dei Conti Guidi, che provenivano da Battifolle e rimasero a Poppi per circa 200 anni, dalla metà del 1200 fino al 1440, quando Francesco Guidi fu costretto a scappare e Poppi passò sotto il dominio della città di Firenze. Una curiosità che impreziosisce la storia del nostro castello è legata a Dante Alighieri, il quale vi soggiornò tra il 1307 e il 1311. E si dice che proprio a Poppi il sommo poeta abbia composto il 33° canto dell'Inferno della sua Divina Commedia. La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccatore, forbendo i capelli del capo che li avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuoi che io rinovelli? Disperato dolore che il cor mi preme, già pur pensando, pria io ne favelli, ma se le mie parole esser dia insieme, che frutti infame al traditor che rodo, ma un altro e lacrimar vedrà insieme. Io non so chi tu sei e per che modo venuto sei qua giù, Florentino mi sembri veramente, quanti io t'odo. Lo stesso Dante Alighieri prese parte alla celebre battaglia di Campantino, combattuta tra Guelfi e Ghibellini, poco distante dal castello. Il Cassero, chiamato da tutti castello, fu costruito in due epoche. Al primo piano si trovano le stalle, l'armeria e le prigioni buie e tetre, dove venivano rinchiusi i malfattori o i prigionieri di guerra. Salendo dalla bella scalinata si giunge al secondo piano, la residenza vera e propria, composta dalla sala più importante, dove ancora oggi si riunisce il Consiglio Comunale, si celebrano matrimoni civili e si fanno conferenze.
La cappella privata fu affrescata da Taddeo Gaddi, discepolo del grande Giotto. Seguono una stanza con un grande camino, una con un lavabo in pietra e soprattutto una ricca biblioteca detta Rigliana dai conti Rigli Orsini, suoi fondatori, ricca di opere uniche e antichissime, tra cui 800 manoscritti. Salendo circa 104 scalini molto stretti e ripidi, si giunge in cima alla torre, dove si può vedere tutto il casentino, e ancora molto più lontano. Qui ci sono due campane, una delle quali è enorme, pesa 17 quintali, ed è stata posizionata lì grazie esclusivamente al lavoro di tante braccia umane. Sei felice, sei dei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro, alla fine che ti resterà, vanità di vanità. Va cercando qua, va cercando là, seguendo sempre felicità, sono allegro e senza affanni, vanità di vanità. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, Lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà. Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità. Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, state buoni se potete, tutto il resto è vanità. Tutto vanità, solo vanità,
lodate Signore con umiltà, lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà. La morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e così sono crudele, così forte sono e dura, che non mi fermeranno le tue mura. Sono io la morte e porto corona, io sono di tutti voi, signora e padrona, e davanti alla mia falce il capo tu dovrai chinare, e dell'oscura morte al passo andare. Sei l'ospite d'onore del ballo che per te suoniamo, posa la falce, danza tondo a tondo, giro di una danza e poi un'altra ancora, e tu del tempo non sei più signora. Fosse neve.
castello è circondato da un praticello ed è cinto da mura smerlettate, verdi di edera. Sull'erba sorge un pozzo riempito di terra. Di fronte al castello si trova la Torre dei Diavoli, dove, secondo la leggenda, è morta murata la contessa Matilda. La torre costituiva l'ingresso al castello, che è ancora circondato da una cinta muraria di protezione, con diverse porte di accesso: Porta Santi di Cascese, Porta a Porrena, Porta di Badia, Porta della Torre e quella di Tigiano, murata nel 1500, quando vi fu costruito un monastero. Al tempo dei Guidi l'accesso era permesso solo dalla porta principale, che era quella di Santi Cascese. Ai lati di questa porta c'erano due torri di controllo collegate tra loro da una specie di corridoio, ma attualmente esiste solo una porzione della torre di sinistra. La torre di destra e la parte superiore di quella di sinistra furono distrutte dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Gli stessi bombardamenti distrussero anche parte della cinta muraria che successivamente fu ricostruita. Infatti, le diverse pietre utilizzate testimoniano che è stata ricostruita in epoche molto più recenti. Siamo arrivati alla conclusione di questo progetto. Ci auguriamo che il nostro racconto vi sia piaciuto e vi invitiamo a venirci a trovare per ammirare le bellezze del nostro territorio.